Ciao a tutti e bentornati in questo bellissimo canale. Allora, oggi parleremo di come spendiamo il nostro stipendio. Comprare, 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 che bello spendere! L'acquisto dà piacevolissime sensazioni. È bello fare un regalo, è bello fare un viaggio, è bello comprare l'auto nuova. Poi però ci sono le bollette da pagare, il mutuo, i libri di scuola e tantissime altre spese. Gestire le spese personali e la contabilità familiare è molto importante, per cui in questo video qualche chicca per poter organizzare al meglio il nostro stipendio. Punto numero 1. Ci sono delle spese che noi sosteniamo periodicamente, ad esempio quello che può essere l'affitto o il mutuo a cadenza mensile, quello che può essere la bolletta dell'Enel a cadenza bimestrale, l'assicurazione dell'auto ad esempio a cadenza annuale, quindi ci sono determinate spese che hanno cadenze periodiche. Quindi andiamo a costruire il nostro planner, andiamo ad inserire il budget iniziale, quindi l'importo del nostro stipendio, e andiamo a sottrarre come primo aspetto quelle che sono le spese che noi comunque dobbiamo sostenere mensilmente. Quindi ad esempio se parliamo della bolletta dell'Enel che è bimestrale, andiamo a prendere le bollette precedenti, vediamo il valore bimestrale, lo dividiamo per 2 e quindi sottraiamo già da questo mese la parte della corrente elettrica che abbiamo consumato, in maniera tale che il mese successivo sarà appunto l'importo della metà della bolletta, perché la metà precedente l'abbiamo già calcolata in questo mese. Lo stesso vale ad esempio per l'assicurazione dell'auto. Prendete l'importo intero, quindi annuale, lo dividete per 12 mesi e lo spalmate sui 12 mesi in maniera tale che quando ci sarà poi da pagare l'assicurazione non andrà via tutto lo stipendio, ma abbiamo mensilmente messo da parte quella somma e quindi l'abbiamo fatta rientrare nel budget di ogni mese. Quindi partiamo, budget iniziale e mettete l'importo del vostro stipendio e poi andiamo a sottrarre tutte le spese periodiche valutando l'importo di ciascuna spesa mensilmente, come abbiamo già detto. Quindi andiamo a togliere l'affitto barra mutuo, l'acqua, il gas, l'energia elettrica, abbiamo detto l'assicurazione dell'auto e quindi anche il bollo dell'auto. Andiamo a calcolare anche il bollo che noi paghiamo annualmente sull'auto. Se abbiamo qualche ad esempio TV a pagamento, come può essere anche Netflix, un altro punto possono essere i telefonini, quindi ad esempio la DSL in casa, il telefono fisso in casa, oppure l'abbonamento mensile che avete sul cellulare. Quindi tutte queste spese sono la prima parte di spese mensili che vanno sottratte al nostro budget iniziale. Punto numero 2. Allora, andiamo a sottrarre dal budget iniziale tutte le spese periodiche, avremo il nostro nuovo importo di cui disponiamo. Questo nuovo importo lo dovremo dividere in varie categorie, quindi per ogni categoria per noi importante andremo a stabilire un budget oltre il quale non dobbiamo andare. Quindi non lo dobbiamo oltrepassare, o almeno l'obiettivo è quello di non oltrepassarlo. Poi questo tipo di metodo, se lo fate tutti i mesi, riuscite sempre più a dare il budget specifico per ciascuna categoria. Magari adesso che è la prima volta potete darne indicativamente un importo e poi mensilmente capite che magari per quella categoria spendete di più, quindi dovete alzare il budget, ma magari c'è un'altra categoria in cui spendete di meno e quindi il budget va diminuito. Quindi vediamo quali possono essere queste grandi categorie. La prima grande categoria è alimentari più casa più beauty, ossia cosa andiamo ad inserire? Io la considero grande categoria tutto insieme, perché? Perché magari quando vado al supermercato compro anche il detersivo per il bucato, di conseguenza ho un unico scontrino, non vado a dividere i diversi importi. Quindi io considero alimentari tutto ciò che serve appunto da mangiare, quindi può essere il supermercato, può essere il discount, può essere il fruttivendolo,
tutto ciò che noi, dove noi acquistiamo roba da mangiare. A questo ci aggiungo casa, quindi ci aggiungo il detersivo per il bucato, quindi ammorbidente e quant'altro, il detersivo per i piatti, i detersivi per i pavimenti, per pulire i vetri, qualsivoglia prodotto utilizzato per la pulizia della casa viene inserito da me in questa categoria, ma voi potete anche fare categorie separate. E infine beauty. Nel beauty però capiamoci, io metto tutto ciò che serve di base, nel senso il bagno schiuma, lo shampoo, il sapone liquido, il detergente intimo, questo. Non vado a considerare quello che può essere magari il make up o comunque la chicca comprata in più, per me quello è un extra, quindi in questa categoria metto quello che comunque è necessario e basilare per la cura della persona. Quindi prima grande categoria, alimentari, casa, beauty. Seconda grande categoria è quella delle visite mediche. Questa categoria è importante perché ci andiamo a segnare quelle che sono visite mediche specialistiche, visite di controllo, se abbiamo fatto delle analisi del sangue, se abbiamo acquistato prodotti in farmacia appunto ad utilità medica. Qualsiasi cosa riguardi appunto visite mediche e cure mediche vanno inserite poi in questa seconda categoria. Naturalmente ci sono dei mesi in cui ne utilizzate di più, altri in cui ne utilizzate di meno. Io in linea di massima cerco sempre di stabilire un budget e lasciare quel budget, perché magari può capitare che, vi faccio un esempio pratico, metto da parte per dire 100 euro al mese per quella categoria, poi capita il mese che non ho fatto alcuna visita medica, sto bene e quindi quei 100 euro sono rimasti lì. Il mese successivo mi si caria un dente, devo andare dal dentista e sappiamo che il dentista costa e magari una carie può venire anche a costare 150-160 euro. Nei 100 euro non ce la facciamo, abbiamo anche 100 euro precedenti, quindi li uniamo e andiamo a sopperire insomma a quella spesa. Sommariamente, in linea di massima, io mi comporto in questo modo, quindi una spesa fissa per le visite mediche la lascio sempre a disposizione. Terza categoria, naturalmente questa è dedicata a chi di voi ha degli animali domestici. Appunto io la intitolo proprio animali domestici ed è riferita al mio cagnolino, quindi vado ogni mese a mettere un importo da parte che può poi servire quando ci sono le visite mediche, quindi dal veterinario, quindi il vaccino, oppure può capitare una spesa improvvisa, o comunque i croccantini che li vado ad acquistare, o magari un giocattolino, qualunque cosa possa interessare il mio cagnolino, io vado ad inserire un importo in questa categoria. Quarta categoria, uscite fuori porta. Questa è una categoria che va sempre inserita perché capita che magari per la fretta o perché ci troviamo fuori, mangiamo fuori, quindi che so, anche il McDonald's, oppure il sabato sera usciamo per andarci a vedere un film al cinema, oppure usciamo adesso che inizia il bel tempo a farci una passeggiata e compriamo un gelato. Quindi tutto ciò che noi compriamo extra, quindi perché siamo usciti e abbiamo mangiato fuori, io lo inserisco nelle uscite fuori porta. Naturalmente in questa categoria vanno inseriti anche se ad esempio passate un weekend fuori e quindi il costo dell'albergo e quant'altro. Io inserisco tutto in questa categoria. Siamo arrivati alla quinta categoria, auto e città. Allora, in questa categoria vado ad inserire, io principalmente mi muovo in città con l'auto, quindi di conseguenza in questa categoria vado ad inserire, non so, ad esempio la benzina che utilizzo, oppure quello che può essere il liquido lavavetri, che magari è l'antigelo in inverno o quello un po' particolare in estate per i moscerini che si attaccano, insomma, qualsivoglia spesa per l'auto la inserisco qui, ma si può inserire anche ad esempio se avete un abbonamento a un bus, al tram per muovervi in città, quindi qualsiasi sia la spesa che sostenete per muovervi in città la inserite in questa categoria. L'ultima categoria importantissima è quella che poi racchiude tutto ciò che
esce, esula dalle categorie precedenti, ossia extra. Nell'extra andate a inserire quelle che sono le spese che appunto non siete riusciti ad inserire nei precedenti, nelle precedenti categorie. Quindi abbiamo come extra la palestra, abbiamo come extra il gioco della PlayStation che avete comprato, la palette che avete acquistato, quindi ad esempio anche l'abbigliamento. Io non ho una categoria abbigliamento perché non acquisto abbigliamento mensilmente, ma acquisto abbigliamento solo quando lo reputo necessario, quando ne ho bisogno. Quindi per me quello è un extra, nel momento in cui si verifica, nel mese in cui si verifica se ne ho la disponibilità, io faccio l'acquisto e lo faccio rientrare nelle spese extra. Stavo per dimenticare l'ultimissima categoria, che è la più importante, ossia la categoria risparmio. Questa è importantissima perché dovete stabilire mensilmente quale importo volete risparmiare. Dovete stabilire un budget. Naturalmente quel budget poi a fine mese sarà aumentato o diminuito in base alle spese che avete sostenuto. Magari vi siete concessi più extra e il risparmio è diminuito. Comunque, la categoria risparmio con l'importo teorico che voi vorreste risparmiare è necessaria, è d'obbligo ed è importantissima, forse la parte più importante di questo planner. Quindi, una volta schematizzato il tutto, lo andiamo a stampare o, se preferite, lo scrivete a penna su un foglio e ogni giorno, magari al termine della giornata, andate ad inserire tutte le spese che avete sostenuto durante la giornata in ciascuna categoria. Dovete solo inserire, ad esempio, sono andata a fare la spesa alla Coop, allora scrivo Coop e l'importo dello scontrino, quindi l'importo della spesa sostenuta. Sono andata a fare shopping e ho speso 100 euro tra pantaloni, magliette e quant'altro, vado negli extra e scrivo l'importo, appunto, abbigliamento, oppure scrivo che so, ho comprato tutto da Tezenis 100 euro, quindi un qualcosa del genere. Ogni giorno dovete ricordarvi di segnare tutto ciò che avete speso. Ora procediamo, iniziano i giorni, iniziano le prime spese, iniziamo a segnare. Cosa dobbiamo fare? Magari dopo 2 settimane, quindi a metà mese, andiamo a fare una sorta di ricognizione. Quindi prendiamo il nostro foglio, andiamo a sommare in ciascuna categoria l'importo che abbiamo già speso e lo andiamo a confrontare con l'importo che teoricamente avremmo voluto destinare a quella categoria. E quindi vediamo se abbiamo ancora a disposizione un budget, quanto è alto questo budget, se siamo arrivati alla metà del budget, se dobbiamo mantenerci perché abbiamo superato la metà e quindi nelle restanti 2 settimane dobbiamo un po' tirare la corda. Insomma, facciamo una resa dei conti, cerchiamo di capire se stiamo procedendo nella giusta direzione o se dobbiamo un po' stare più attenti perché magari abbiamo speso troppo in quella categoria e speso meno in quella categoria, o perché magari abbiamo speso troppi extra. Insomma, ci serve un po' per fermarci e dire ok, la situazione è questa. Quindi arriviamo a fine mese. Allora, arrivati a fine mese, dobbiamo cercare, sperare di non aver sforato il budget e quindi di non aver speso più di ciò che abbiamo guadagnato. Questo è importantissimo, e sperare di aver cercato di risparmiare qualcosa, quindi la categoria risparmio che sia verde piuttosto che rossa. Quindi procediamo. Andiamo adesso a sommare gli importi di ciascuna categoria. Non teniamo più conto di quello che poteva essere il budget iniziale, cioè il budget che ci eravamo prefissati. Adesso andiamo semplicemente a sommare ciascuna categoria. Sommata ciascuna categoria, andiamo a fare la somma di tutte le categorie e lo andiamo a sottrarre al budget che avevamo, non quello iniziale, ma quello
a cui abbiamo già sottratto l'affitto e le spese delle varie bollette, eccetera. Quindi da questo importo andiamo a sottrarre tutte le categorie, tranne quella del risparmio naturalmente, e il risultato è appunto il nostro risparmio. Quindi se noi avevamo un budget di 1.600 euro, a cui abbiamo tolto 350 euro di affitto, 100 euro tra le varie bollette, abbiamo tolto, quando abbiamo detto 1.600 euro, abbiamo tolto i 600 euro per le spese fisse, quindi ci sono rimasti 1.000 euro a disposizione. Tra le varie categorie abbiamo speso, questo mese siamo riusciti a spendere 890 euro, cosa vi avanza? 110 euro. Questi 110 euro sono il risparmio di questo mese. Ora, tutto ciò serve mese numero 1, mese numero 2, mese numero 3, mese numero 4. Man mano che si va avanti, si cerca, si riesce a gestire meglio il proprio budget, perché iniziate a capire qual è la categoria in cui spendete di più, qual è la categoria in cui volete cercare di spendere meno, volete cercare di trattenervi, e quindi cercate di capire dov'è che state spendendo assai, dov'è l'errore, perché è importantissimo che voi non spendiate più di quanto guadagnate. Quindi se il vostro budget è di 1.600 euro a fine mese, il massimo è il pareggio, ma non dovete mai andare in rosso, perché può capitare l'extra, può capitare la spesa che non avete considerato, perché voi considerate l'assicurazione dell'auto perché sapete che annualmente c'è l'assicurazione dell'auto, ma non considerate che la caldaia si può rompere e che ci vogliono magari 200 euro per aggiustare la caldaia, non considerate che si può bucare la ruota dell'auto e che quindi ci vogliono altri soldi per cambiare il pneumatico. È importantissimo che ogni mese ci sia un risparmio. Poi questo risparmio al termine dell'anno o dopo tot mesi potete decidere voi se continuare a metterlo da parte per un'eventuale spesa extra o se ad esempio farvi un viaggio o se mettere una parte da parte e la restante parte utilizzarla per un viaggio o per un extra ancora più extra, cioè un extra che non andrete a segnare nel mese ma che avete appunto utilizzato il risparmio. Quindi seguendo questi piccoli passaggi sarete sempre più col passare del tempo in grado di non terminare il vostro stipendio e quindi di non andare mai in rosso. Se il video ti è piaciuto e reputi i miei consigli interessanti, metti un pollice in su e condividi il mio video sui tuoi social. Se hai domande da fare, scrivimi un commento qui sotto e cercherò di risponderti il prima possibile. Ci vediamo presto e mi raccomando, iscriviti al mio canale!